Al termine di 95 minuti combattuti a festeggiare è la San Benedettese che supera di misura 2-1 il Pineto grazie alla doppietta dell'ex Cardella e agguanta la quarta piazza playoff proprio a discapito dei biancazzurri, a cui non basta l'iniziale rete di Mininkleri. Solito 3-5-2 per Amaulo, che deve rinunciare agli squalificati Mesisca e Del Mastro. Le novità sono Rodriguez in difesa e Rea a centrocampo. Sant'Alfonsi sceglie invece il 4-3-1-2, non c'è lo squalificato Anzulli. Il tecnico rossoblu recupera Lulli, che rientra oggi dall'infortunio. Dopo una fase di studio al 18esimo, prima conclusione nello specchio della porta per il Pineto, che prova con Barlafante dal limite, ma Knoflach blocca senza patemi. Insiste la formazione di casa al 20esimo, cross di Mininkleri dalla destra per Barlafante, che gira di testa spedendo al lato. Ma sulla ripartenza al 21esimo, occasionissima per Cardella, che prima cicca il pallone sull'invito di Lisi, poi sbaglia un rigore in movimento spedendo alto. Passano due minuti, 32esimo, azione rapida della Samb, si chiude il triangolo tra Fall e Buono, il diagonale ad incrociare e la risposta di Mercorelli a dire no. Gol mangiato, gol subito. Sulla ripartenza il Pineto sblocca il risultato. Barlafante se ne va sulla sinistra e serve la corrente Mininkleri, che piazza la gran botta di collo pieno sotto l'incrocio. Gran gol del numero 10, che porta in vantaggio i suoi. Ma il Pineto non ha neppure il tempo di gioire, perché la gara si accende e sull'azione successiva Lisi serve all'altezza del primo palo Cardella, che questa volta non sbaglia e segna il gol dell'ex, per poi andare ad esultare sotto la postazione dei tifosi rossoblù. E al 40esimo la Samb sfiora anche il raddoppio con Fall, che servito da Buono chiama Mercorelli agli straordinari. Al 44esimo brutta tegola per il Pineto, che perde Mininkleri per un colpo alla caviglia, al suo posto entra Caprioli. E proprio da una punizione del neo entrato al 46esimo, l'ultima emozione del primo tempo, chiama lo schema il centrocampista, lob liftato a scavalcare la difesa, Romano con la punta del piede non riesce a superare Knoflach, impresa alta. Termina così la prima frazione sul parziale di 1-1. Avvio di secondo tempo arrembante per la Samb, che al quinto conquista un calcio di rigore. Pica se ne va sulla sinistra, entra in area e viene messo giù da Pepe. Il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Cardella non perdona, fa doppietta angolando quanto basta per mettere fuori dai giochi Mercorelli, che intuisce ma non ci arriva e ribalta la contesa festeggiando con i 500 tifosi ospiti al seguito della squadra. Cerca la reazione quindi il Pineto al quarto d'ora, ma Romano, servito da Cascione, non riesce a trovare lo specchio della porta per l'opposizione di Knoflach. Prova quindi a inserire forze fresche a Maolo, che fa esordire il classe 2005 Piccioni al posto di Galeano e di Giacomo Perrea. E proprio il neo entrato di Giacomo al 23esimo serve Romano al limite dell'area, la gran botta dell'attaccante e la gran risposta dell'estremo rossoblù, che alza sulla traversa e sventa il possibile pareggio biancazzurro. Quindi Alfonsi regala la standing ovation a Cardella, che esce tra gli applausi proprio sotto il settore dei propri tifosi per far posto a Ferri Marini. Ancora occasionissima per il Pineto però al 27esimo, con Cascione che dalla sinistra serve il classe 2005 Piccioni, che di testa spedisce di poco fuori. Azione insistita quindi dei biancazzurri al 33esimo, Della Quercia riceve palla sulla destra, il diagonale insidioso che esce di un soffio con Barlafante che in spaccata non ci arriva ad un niente. In pieno recupero al 47esimo Cascione dalla destra ancora per la testa di Romano, che sfiora il gol con la sfera che esce di pochissimo e Piccioni appostato sul palo che non ci arriva. E l'ultimo sussulto al Pineto: non basta il forcing del secondo tempo per riprendere la partita. Al triplice fischio la festa è tutta dei 500 tifosi rossoblù. Ai playoff va la San Benedettese, il Pineto manca di un punto l'aggancio agli spareggi e chiude il campionato al sesto posto. Beh sì, per le precedenti partite. Oggi è stata una bella partita, comunque ha avuto ragione la San Benedettese, noi accettiamo questa sconfitta non con rammarico, perché comunque la potevamo pure pareggiare, ma il calcio è così. Ci siamo divertiti tantissimo a Tolentino domenica, oggi un po' di meno. Però accettiamo. La possibilità di conferma per Amaulo è prematuro? Che cosa avete? È da vedere, adesso non annunciamo nulla, aspettiamo un attimino e poi sicuramente cercheremo di fare meglio di quest'anno. Raramente penso che
due in questo caso, tre presidenti, con tutto il rispetto, io sono quello più piccolo in tutti i sensi, stanno insieme. Ringrazio Silvio per avermi accolto, tutta la famiglia del Pinedo. L'unica cosa che mi è dispiaciuto è che ce la siamo giocata noi contro loro. E sarebbe la cosa che mi faceva più felice se sia io che Silvio potevamo fare i playoff e magari giocarsela una bella finale a Riviera. Sì, sono commosso perché poi tu lo sai perfettamente quello che ci è successo, come siamo partiti, quanta, non si può dire, ma quanta, diciamo, M mi è arrivata, tutte le prime partite, tutta la sofferenza del girone di andata, fino a che fortunatamente, come ho detto dentro il spogliatoio, ho ringraziato sia Sante che Stefano, i due mister, che veramente sono stati i condottieri di questa squadra. Ma non direi delusione, anzi, siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto, siamo arrivati all'ultima gara a giocarci la possibilità di poter fare i playoff. Avevo detto in precedenza che si sarebbe deciso tutto per un punto e così è stato, i ragazzi hanno dato tutto e nonostante le assenze, nonostante le problematiche che avevamo, abbiamo tenuto testa fino alla fine e abbiamo avuto anche l'occasione di pareggiare, quindi posso fare soltanto un grande applauso alla squadra per quello che ha fatto in questa gara e tutto il percorso dal mio arrivo, diciamo. È chiaro che un po' d'amarezza c'è perché fai la prestazione, volevamo tutti questa vittoria, non siamo riusciti a portarla a casa, però abbiamo fatto il massimo secondo me e quindi siamo soddisfatti ugualmente. Se ti dovessero chiedere di rimanere per la prossima stagione, tu ci saresti? Diciamo è prematuro, ecco, parliamo di quello che è stato un percorso difficile con tante problematiche e purtroppo abbiamo perso dei giocatori importanti per avere qualche possibilità, qualche alternativa in più in questo percorso. Adesso stacchiamo un attimo la spina, poi ci sarà il momento per parlare del futuro.